che quello che non hai, vittima degli occhi tuoi, e sarà così, così. Un momento dedicato a voi ragazzi, perché avete avuto un successo strepitoso, una cosa infinita. Posso dirvi poi che arrivate da Vicenza, da una zona dove io fino ai 18 anni vivevo dall'altra parte, Tristino, quindi io posso solamente, ripeto, inginocchiarmi perché ben vengono questi nuovi gruppi. Io sono vissuto con Radio Popoli. Ascoltavo... Posso? Dare un fiore. Per svenire. Oh raga, quanti anni hai Walter? 22. Walter? Io non ho 30, forse non è il caso. Ti lascio a loro, sai? Ti amano, ragazzi, vi amano! Ma è una cosa... Non ho parole. Bravi, ma poi hanno fatto chilometri, li fanno tutte le volte che i lotti cantano. Dedicato a loro, perché torno a ripetere che hanno avuto un successo talmente enorme che un sindaco e una giornalista hanno deciso di premiarli. Chiamerei sul palco il sindaco Giancarlo Lunardi e la giornalista Giorgia Pazzuello. Ciao. Buonasera. Allora sindaco, inizio io. C'è una sorpresa molto bella per voi ragazzi, è un premio prestigioso, un premio consegnato dall'associazione ascoltalamusica.it, associazione istituita da Marco Pollini e che gestisce appunto l'ufficio comunale della musica di Verona. La motivazione è questa, ve la dico: il gruppo veneto che più di tutti ha ottenuto grandi risultati nel 2008, sia di classifica, di grande visibilità su MTV e soprattutto il più visitato su MySpace. Pensate, 800.000 visite, ma già da oggi 900.000, grazie a voi! E quindi complimenti Lost, ecco il premio! Però prima di consigliare il premio voglio tutti quanti Lost qui, perché non sono uno ma sono cinque. Ecco, sono quindi, tutti? Ecco. Manca uno, sbaglio. Dov'è Filippo? Filippo! Senza Filippo io non voglio ritirare il premio. No, dai, ne abbiamo un altro poi. Ecco. Eccolo, Filippo, vai, vai. Filippo, vieni di qui. Vieni di qui, Filippo. Vai di là. Ecco il premio quindi dell'associazione ascoltalamusica.it per i Lost. Grazie mille. Ragazzi, cosa possiamo dire? Noi stiamo vivendo questo nostro grande sogno giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno ci accorgiamo che tutto questo non è solo grazie a noi, ma è merito vostro. Merito vostro perché ogni giorno entrate nel nostro sito, venite ai nostri concerti e ci seguite, ci scrivete lettere, ci scrivete email. E quindi questo è per voi. Grazie mille. I premi però non sono finiti, diamo la parola al sindaco. Innanzitutto complimenti a voi ragazzi, mantenetevi così. Questa serata è stata un po' disturbata dalla pioggia, ma è bene augurare, quindi l'augurio che faccio io a tutti voi è che possiate continuare così e che il vostro successo sia sempre più ampio. Di solito i giovani sono abituati a imitare le star e le personalità, ecco, voi invece siete originali, quindi invito tutti voi ragazzi a tendere e quindi ad aspirare ad essere sempre l'originalità e non le copie di voi stessi. Quindi con questo augurio io mi complimento e come ospitalità e come amministrazione per essere venuti qui questa sera e spero che questa pioggia sia ben augurale per il vostro futuro. Sicuramente, se con tutta questa pioggia, se con tutta questa gente, grazie mille di cuore. Io questo vorrei fare una dedica speciale. Questa dedica la vorrei fare ad un po' di persone. Innanzitutto il nostro produttore Matteo Frazzan, che è anche di Verona,
e quindi voglio ringraziarlo per aver creduto in noi da sempre, da quando abbiamo iniziato a fare musica. E poi lo dedico alla nostra etichetta, la Carosello Records, perché senza di loro che tutto questo non sarebbe possibile. Quindi grazie a tutti. Cioè, quanti anni avete? Tu quanti anni hai? 20? 20, 22, anche 30, cioè. A te sembrano i giovanotti del futuro, eh? 19. Ragazzi, io qui faccio una scommessa che questa solamente è la linea di partenza e voi avrete un futuro di fatto proprio di successi, clamori, insomma. Ma lo sapete perché? Perché negli occhi avete l'umiltà, cosa che ultimamente manca a tanti. Siete delle grandi persone umili e vi auguro tutta la fortuna del mondo. Da parte di Radio Topoli, da parte di loro! Erano i Lost che ci hanno detto che ci fanno il bis. Ci fanno il bis. Meravigliosi, grande successo, primi, quali.